in questo numero. Coccodrillo e alligatore, confronto tra i signori delle paludi nel sud della Florida. Sulle pareti di un fitto dedalo di spettacolari canyons si affacciano sepolture primitive. È la necropoli di Pantalica. Antifurti auto, storia di un duello senza fine tra innovazione tecnologica e astuzia del ladro. Basta un po' di succo di limone per evitare che la frutta sbucciata diventi scura. La magia del vetro, dagli antichi romani alle più sofisticate applicazioni di oggi. La tecnologia sta cambiando il modo di lavorare, ma la scuola italiana sta preparando i lavoratori di domani? È stata scoperta una tecnica che permette di scegliere il sesso dei figli. Che cosa accadrebbe se decidessimo di usarla? Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Super Quark per un nuovo viaggio alla scoperta di quello che la ricerca e anche l'immaginazione umana ci propongono in continuazione. Stasera cominceremo parlando di spazio, che sta conoscendo un ritorno di interesse dopo l'impresa di John Glenn, che ha dimostrato tra l'altro che si può entrare in orbita anche a 77 anni. E torna ad attualità la domanda: a quando grandi nuove imprese umane nello spazio? Beh, dopo la Luna, come si sa, il prossimo obiettivo è Marte. Già esistono dei progetti tecnici abbastanza dettagliati su come realizzare questo grande volo. Ma l'uomo ha ora una forte concorrente ed è la macchina. In questi ultimi 30 anni, dopo la conquista della Luna, la microelettronica ha infatti fatto passi da gigante. Le sonde automatiche di nuova generazione sanno oggi fare delle cose strabilianti e sono molto competitive nei confronti dell'uomo. Se infatti si manda un equipaggio umano su Marte, bisogna poi farlo anche tornare indietro e farlo nelle condizioni di massima sicurezza. Tutto questo costa moltissimo, richiede pesi notevoli, apparecchiature a prova di rischio. Una sonda invece non ha questi problemi, non deve tornare indietro, costa molto meno. Per questa ragione i progetti di esplorazione di Marte stanno andando avanti con le sonde automatiche. Tra breve è prevista la partenza di due nuove sonde che esploreranno Marte teleguidate da Terra e cominceranno davvero a sostituirsi agli uomini. Certo, le sonde sono meno romantiche, non creano le emozioni che può suscitare un John Glenn, ma le loro prestazioni sono molto sorprendenti. Sentiamo Lorenzo Pinna. Marte sta diventando una meta molto popolare. Due sonde americane sono arrivate lo scorso anno sul pianeta rosso e altre due sono sulla rampa di lancio, pronte a partire proprio in questi giorni. Il Mars Climate Orbiter lascerà la Terra il prossimo dicembre e dovrebbe raggiungere Marte, quasi un anno dopo, nel settembre 1999, dopo un viaggio di 400 milioni di chilometri. Quale sarà il suo principale obiettivo? I suoi strumenti di bordo sono una telecamera per continuare a fotografare in dettagli sempre più minuti la superficie marziana e uno speciale radiometro, un apparecchio che servirà a seguire giorno per giorno le sconosciute dinamiche della sottile e rarefatta atmosfera marziana. Molto più spettacolare la missione della seconda sonda in partenza nel gennaio 1999, Mars Polar Lander. Obiettivo di questo reporter cosmico è di toccare il suolo vicino alla calotta ghiacciata meridionale, a meno di 1000 chilometri dal polo sud. Una combinazione di paracadute prima e retrorazzi poi frenerà la discesa fino al contatto con la superficie. La regione polare viene considerata molto interessante dagli scienziati per svelare i segreti della storia climatica di Marte. Dov'è infatti finita tutta l'acqua che un tempo esisteva allo stato liquido sul pianeta rosso? Fra le varie ipotesi anche quella che l'acqua sia intrappolata nelle calotte polari o nel sottosuolo. Un osservatorio vicino al polo potrà quindi rivelarsi molto utile per risolvere questi enigmi. Fra gli altri strumenti, il Polar Lander dispone anche di un braccio meccanico che potrà scavare nel terreno per prelevare campioni da analizzare automaticamente a bordo della sonda. Ma c'è di più. Per cercare l'acqua nascosta, i progettisti della NASA hanno escogitato un brillante stratagemma. Quando la sonda al suo arrivo comincerà ad entrare nell'atmosfera marziana, sgancerà due involucri grandi quanto un pallone da basket. Senza essere frenati dai paracadute o da razzi, i due palloni si schianteranno sulla superficie marziana a 200 metri al secondo, quasi 750 km orari. Andando in 1000 pezzi nello scontro con il suolo, i palloni libereranno due microsonde appositamente disegnate per incunearsi nel suolo marziano fino ad una profondità di 2 metri.
Le vediamo in queste immagini durante i test a terra mentre vengono sparate da un cannone. Gli strumenti delle microsonde funzioneranno solo per 50 ore, ma secondo gli scienziati saranno sufficienti per analizzare se l'acqua è intrappolata nel sottosuolo oppure no. In attesa che le due nuove sonde marziane arrivino a destinazione, cosa stanno facendo gli altri due robot interplanetari arrivati su Marte lo scorso anno? La Pathfinder, la ricorderete, quella con la piccola jeep che andava in qua e in là fra le rocce marziane, ha smesso di funzionare, come del resto era previsto. Ma i risultati delle sue esplorazioni sono stati molto importanti. Le foto scattate dalla Pathfinder hanno ad esempio rivelato la presenza di sassi dal profilo arrotondato, come fosse stato levigato dall'acqua. Anche la presenza di sabbia e di altre rocce in apparenza sedimentarie sembra un'ulteriore conferma che su Marte, in epoche remote, l'acqua scorreva e anche impetuosamente. Mentre il Mars Global Surveyor, dall'orbita intorno al pianeta, ha già cominciato un paziente lavoro di mappatura. Ecco alcune immagini fra le più belle e sorprendenti nella regione della Valle Marineris, il gigantesco canyon marziano. Anche qui i geologi hanno trovato nuovi elementi che confermano la presenza dell'acqua su Marte in un lontano passato. Ma le visite al pianeta rosso non sono finite. Mentre anche altri paesi come il Giappone o l'Europa stanno preparando missioni marziane, la NASA invierà altre sonde nel 2001 e nel 2003 per culminare nel 2005 con un grande exploit: riportare sulla Terra un frammento del suolo marziano, per riuscire a dare così una risposta, forse definitiva, al mistero che ancora avvolge questo pianeta. La vita si è mai evoluta su Marte, anche se oggi è ormai estinta? Bene, veniamo ora al documentario naturalistico di stasera che fa parte del nuovo accordo firmato tra Rai 1, Super Quark e National Geographic. Il bellissimo filmato che vedremo tra poco ci porterà in un luogo in cui convivono alta tecnologia e rettili preistorici. La Florida, che è terra di lanci spaziali, ospita infatti anche foreste tropicali piene di alligatori e di coccodrilli d'America. Un tempo questi animali erano liberi di circolare ovunque, oggi naturalmente sono contenuti nel parco di Everglades, nel sud della Florida. È una zona affascinante, selvaggia, dove tra l'altro avevamo ambientato, filmato vari anni fa, alcune scene del nostro programma Il pianeta dei dinosauri. Una zona paludosa che presenta due diversi ambienti, quello interno con acque fresche dove vivono gli alligatori e quello salmastro della baia dove vivono questi coccodrilli d'America. Il documentario studia i mondi paralleli di questi due rettili che sono molto simili ma anche molto diversi e che hanno alcuni problemi comuni, come il cannibalismo che fa stragi di piccoli, la siccità che è naturalmente molto grave per animali per i quali l'acqua è vita e lo sviluppo umano. Ma a volte la tecnologia dell'uomo, lo vedremo, senza volerlo può offrire insperate risorse, come a quel coccodrillo che trova rifugio in uno dei luoghi più improbabili, i canali di raffreddamento della centrale nucleare di Turkey Point. Vediamo. In un reame acquatico, dove la terra e il mare sembrano confondersi, vivono due creature le cui origini si allacciano a quelle dei dinosauri. Centinaia di animali rari vivono in questo luogo insieme a un possente rettile. Il suo aggraziato rituale d'accoppiamento ha inizio con una danza tremolante. Ma il potente alligatore non è l'unico signore delle Everglades. A pochi chilometri di distanza, dove l'erba tagliente incontra l'oceano, vive un vecchio cugino, il coccodrillo. Antiche creature con un destino comune. Per molti di loro, la vita qui sarà breve e violenta. Questa è la loro storia, alligatore e coccodrillo.
i signori degli acquitrini. Le Everglades sono una striscia paludosa che attraversa la parte più meridionale della Florida. In questo paesaggio liquido, la vita è una scommessa, persino per un rettile potente. La nostra storia ha inizio nel regno del coccodrillo. In un'isola della baia della Florida, una madre ha costruito un nido con terra e conchiglie. Sepolta dentro questo grembo sabbioso, una generazione di rettili sta prendendo forma. A 85 giorni dalla deposizione delle uova, i piccoli nascono. Per ora, gli embrioni galleggiano tranquilli all'interno delle uova. Ma ben presto dovranno affrontare le prove del mondo esterno. Quelli che nasceranno si uniranno ad altri 500 della loro specie, gli ultimi coccodrilli della Florida. Con i loro primi vagiti, i giovani coccodrilli chiamano la madre perché venga a tirarli fuori dal nido. Ma qualcuno ha udito il coro sotterraneo. La loro madre è lontana e non può sentirli. Sono alcuni procioni affamati a rispondere al richiamo. Per i piccoli è un violento benvenuto al mondo. Le primissime ore di vita sono un momento critico per i piccoli. Le circostanze sono tutte sfavorevoli. Ma se sopravviveranno, queste piccole creature diventeranno un giorno i più grandi predatori delle Everglades. Una femmina coraggiosa assume la sua prima posa difensiva. La chiameremo Cleo. La sua storia è uguale a quella di tutti gli altri coccodrilli della Florida. I procioni si sono saziati. Si ritirano per un sonnellino dopo il pranzo. I coccodrilli neonati affrontano un mondo pieno di pericoli e di strani assassini. Il fratello di Cleo si dirige verso l'acqua, come fanno tutti i coccodrillini. A qualche metro di distanza sulla spiaggia, Cleo subisce un attacco. Ma anche lei riesce a raggiungere l'acqua. Ma Cleo non è fuori pericolo nemmeno in acqua. Gli aironi e le egrette sono a caccia. Qualsiasi movimento può attirare la loro attenzione. Cleo trova riparo. Un suo fratellino meno accorto, no. Il manto screziato di Cleo le serve per mimetizzarsi fra le radici delle mangrovie, ma i suoi movimenti attirano il pericolo dal basso.
reagisce velocemente e fugge. Ma sua sorella commette un errore fatale. In un solo giorno, la metà dei coccodrillini sono morti. Ma Cleo è sopravvissuta e trova la strada per raggiungere una parte più sicura della sua isola. La piccola trova un rifugio e un fratellino fra i rami portati dalla risacca. Per ora al sicuro, queste creature di 30 centimetri rimarranno nascoste per una settimana, nutrendosi del tuorlo che conservano nello stomaco. Non lontano dal santuario salmastro dei giovani coccodrilli, un altro antico rettile sta anche lui entrando in questo mondo precario. Subito dietro la spiaggia ricoperta di mangrovie si aprono le pianure erbose delle Everglades. Questa è la terra degli alligatori, una distesa d'acqua dolce punteggiata da rade macchie verde smeraldo. Ognuna di esse cela un mondo segreto. Sono le tane degli alligatori. Essi le scavano, le difendono e le passano in eredità ai loro successori. In questa umida giornata estiva, una madre coscienziosa resta in ascolto del richiamo dei piccoli. In questo periodo dell'anno, predatori quali la moffetta vanno a caccia di alligatori appena nati. Il tempismo della moffetta è perfetto. Arriva appena si odono i vagiti dei neonati. Ma la madre è vicina e gli alligatori sono sorprendentemente rapidi. La madre, che pesa un centinaio di chili, ha deposto le uova più di 2 mesi fa. Da allora ha controllato il nido quasi tutti i giorni. Scava il nido e poi fa una cosa straordinaria per un rettile. Afferra delicatamente con la bocca ognuno dei suoi piccoli, trattenendoli con la sua mostruosa dentatura. Poi li posa amorevolmente sul bordo dell'acqua. Al contrario della femmina del coccodrillo, questa madre proteggerà i propri piccoli per tutto il primo anno di vita. Torna più volte al nido, finché non li ha recuperati tutti. Nel loro primo giorno di vita, gli alligatori neonati si ammucchiano insieme. A differenza dei coccodrillini, essi rimarranno insieme nei primi mesi di vita, sempre vicini alla loro mamma. Uno dei piccoli comincia a esplorare la sua nuova casa. È una femmina che chiameremo Ally. E come il suo cugino coccodrillo a pochi chilometri di distanza, comincia ora la sua lotta per la sopravvivenza. Il grande airone azzurro è un cacciatore dalla vista acuta. Neanche il manto mimetico di un piccolo alligatore riesce ad ingannarlo. Ally chiama la madre.
La vicinanza della madre ha salvato Allie. Uno dei fratelli, però, troppo curioso, è ancora tentato di esplorare. Ignaro del pericolo, il fratello di Allie si esercita a stare a galla. Nonostante sia un ottimo pasto, questa volta il piccolo è fortunato. La tartaruga azzannatrice non doveva essere affamata. La curiosità spinge il fratello di Allie nell'acqua alta. Ora che è lontano dalla madre, è un facile bersaglio. Combatte con tutte le forze per divincolarsi dalla grossa bocca di questo pesce, ma la battaglia è già persa. Nelle Everglades, la stagione delle piogge è la stagione delle nascite e della prosperità. Adesso il cibo abbonda e anche l'acqua. Sotto il loro primo temporale, i piccoli alligatori cercano rifugio dalla pioggia martellante. Pochi chilometri più a sud degli stagni degli alligatori, una giovane femmina di coccodrillo fa la sua prima bevuta. Sebbene Cleo viva nell'acqua salata, per sopravvivere deve bere acqua dolce. Il fratello di Cleo beve l'acqua piovana che galleggia sulla superficie della baia. Ancora un altro istinto si risveglia. L'urgenza di nuotare fino alla terraferma, verso una dimora meno salata. È un viaggio di 800 metri che ogni coccodrillo nato in queste isole deve intraprendere. E per un piccolo, lungo 30 centimetri, il tempo è tutto. Il fratello di Cleo ciondola come un'esca sopra un branco di tarponi. Un altro coccodrillino ha avuto la peggio. In questa notte di luna piena, Cleo tenterà la sua traversata, ma prima deve mangiare. La sabbia brulica di pulci di mare. La sua tecnica di caccia è passiva. Apre semplicemente le fauci e aspetta che qualcuno vi salti dentro. Con lo stomaco pieno di pulci di mare, Cleo è pronta ad affrontare il viaggio.
La notte fonda offre una certa copertura. Ma questi bassi fondi sono frequentati da squali nutrice. Per fortuna, Cleo emerge per respirare fuori dal loro campo visivo. All'alba, la piccola raggiunge finalmente la terraferma. È ancora un infante, ma ha già superato ostacoli quasi insormontabili. A nord della palude di mangrovie di Cleo, lo stagno degli alligatori si risveglia. Il mondo nel quale vive Allie è un fitto intreccio di creature grandi e piccole. Durante il suo primo anno di vita, Allie è quasi sempre occupata a mangiare. Nel giro di 12 mesi raddoppierà la sua mole. Ma mentre i giovani alligatori si nutrono di prede d'acqua dolce, i giovani coccodrilli si sfamano con un'altra dieta. La palude salmastra di mangrovie di Cleo probabilmente non è lontana dalle acque dolci dove vive Allie, ma si tratta di due mondi separati. Per ora, Cleo fisserà la sua dimora nel labirinto protettivo delle radici. Per un giovane coccodrillo, la costa di mangrovie è anche il posto ideale per assicurarsi un pasto. Cleo sorveglia il suo paradiso liquido dalla superficie dell'acqua. La palude di mangrovie dà asilo ai gamberi e ai pesci che si cibano di foglie morte e microorganismi. Perfino un'anemone di mare, dai tentacoli paralizzanti, ha di che saziarsi. Cleo lambisce i bassi fondali alla ricerca di cibo. Alla fine è la tecnica dell'agguato quella che funziona meglio. Si mette in posa come una statuetta, aspettando pazientemente che passi un ignaro molle. I giovani coccodrilli hanno bisogno di tempo per imparare le tecniche di caccia, ma Cleo è sopravvissuta a un periodo pieno di pericoli e forse il tempo gioca ormai in suo favore. I mesi sono trascorsi nello stagno degli alligatori. Per Allie e i suoi fratelli ormai qualsiasi cosa si muova è un confronto ad armi pari. I giovani alligatori lavorano sodo per mettere in pratica la loro abilità di cacciatori. La chiocciola mela sembra commestibile, ma le mascelle di Allie non sono ancora abbastanza robuste per rompere il guscio. Per quanto bizzarre possano sembrare, un giorno Allie userà queste contorsioni per smembrare le prede. Un bruco che si muove da una pianta all'altra sembra ad Allie un facile pasto. Ma perfino in questa stagione di abbondanza c'è competizione fra i giovani alligatori. Le loro dispute sono il presagio di ben altri combattimenti futuri, quando ognuno di loro peserà 150 kg. Allie ha imparato la meravigliosa arte dell'immersione. Usando il naso per individuare la preda, si avvicina a un gambero.
trascina la vittima sulla spiaggia. Avendo perso un pasto per la rivalità di un consanguineo, adesso Ally si va a nascondere per mangiare in pace. Poco più a nord, nella palude dei coccodrilli, Cleo è diventata ormai una robusta giovinetta. All'età di 3 anni attraversa la laguna senza paura. Cleo ormai è un'abilissima predatrice. Con la sua preistorica corazza di piastre e con le sue mascelle d'acciaio può mangiare quasi tutto ciò che le piace. Quelli che un tempo minacciavano la sua sopravvivenza ora sono diventati sue prede. Cleo incastra un granchio blu nel basso fondale. E con pochi morsi poderosi si è guadagnata il pasto. Cleo conosce bene il suo regno, sa dove trovare cibo e qual è il modo migliore per procurarselo. Adesso può rimanere sott'acqua per quasi un'ora, ma la sua tecnica di pesca è la stessa della sua infanzia. Usando la testa, intrappola un pesce. Dopo l'odierno banchetto, Cleo non avrà bisogno di mangiare per almeno 2 settimane. Il giovane coccodrillo non ha rivali nella palude di mangrovie, almeno per ora. Negli acquitrini è cominciata la stagione secca. Il fiume d'erba si sta asciugando. La palude è diventata una pianura inaridita. Lo stagno degli alligatori di Ally è ora un rifugio per animali alla ricerca dell'acqua che scarseggia. Nello stagno c'è poco ossigeno e i pesci fanno fatica a respirare. Questa situazione, sfavorevole per loro, è per altri una manna. Ally ora è una cacciatrice esperta, ma durante la stagione secca le sue capacità vengono raramente messe alla prova. Essendo più largo di altri, lo stagno di Ally non si essiccherà. E altri vicini, meno fortunati, stanno arrivando per trarne vantaggio. Ad ogni nuovo arrivo, lo spazio si restringe e la competizione si fa più feroce. Ora Ally e i suoi fratelli devono fare attenzione. Nello stagno sovraffollato di alligatori non ci si può fidare nemmeno della propria madre. I giovani cercano di mantenere le distanze. Lo stagno è pieno di alligatori irascibili. Chiunque di loro può azzannare ad ogni istante. La sorella di Ally si è avvicinata troppo. In periodi così affollati, il cannibalismo è frequente.
Per Ally ormai è troppo pericoloso rimanere qui. È tempo di andarsene. Ally si imbarca per il suo viaggio in un infinito mare d'erba secca. Molti alligatori non trovano mai il loro paradiso sicuro. Soccombono sotto il sole bruciante. Un affamato serpente dei ratti sta perlustrando l'erba in cerca di cibo. Per Ally è una faccia sconosciuta. L'incontro occasionale si trasforma subito in una situazione di stallo. Sebbene sia noto che gli alligatori mangiano i serpenti, Ally è alla ricerca di qualcosa d'altro, oltre al cibo. Piste scavate da generazioni di alligatori si diramano attraverso questa bruciante landa desolata. Ally non lo sa, ma a pochi chilometri di distanza c'è un luogo dove l'acqua non scarseggia. È dove il mare si insinua nell'entroterra fino a toccare la pianura erbosa. La coccodrilla cugina di Ally, Cleo, è giunta qui alla ricerca di cibo. Mentre sorveglia il suo mondo acquatico, Cleo individua uno strano intruso. Un alligatore disperato si è avventurato fino ai confini del suo mondo. Gli alligatori più vecchi di questa specie riescono a sopportare per un breve periodo le acque salate. Ma un incontro occasionale fra un alligatore e un coccodrillo è un evento straordinario. Cleo è prudente, ma curiosa. Così simili, eppure appartenenti a due mondi separati, gli antichi cugini si scrutano reciprocamente con diffidenza. Con la sua pelle screziata e nera e il suo muso arrotondato, l'alligatore si distingue facilmente da Cleo, il coccodrillo. Più che combattere, i grandi rettili semplicemente si fronteggiano. Poi scivolano via, per non incontrarsi più. Cleo tira dritto, mentre l'alligatore affamato viene attratto da un albero vicino. Non lontano, Cleo perlustra la riva di mangrovie. Sta cercando cibo. Subito sopra, un ratto nero si muove fra le radici. Portato secoli fa dai marinai europei, il roditore prospera qui. Cleo ha imparato che i topi sono un pasto piuttosto gustoso. All'improvviso, l'acqua è agitata da un rombo sconosciuto. Il primo incontro di Cleo con l'umanità la getta nel panico. Fugge dalla palude, puntando verso il mare aperto. Questo è un territorio ignoto. Disorientata, Cleo si lascia andare alla deriva nelle vastità salmastre della Baia della Florida. Una forma strana e possente le scivola accanto.
Il lamantino, che pesa una tonnellata, non rappresenta alcuna minaccia e, come i coccodrilli, anche lui è a rischio di estinzione. Questi lenti animali vegetariani pascolano subito sotto la superficie, esposti ai rischi delle eliche dei motoscafi. Cleo è finita nelle stesse acque pericolose. Cerca un posto per riposare. Quello che un tempo era il paradiso dei coccodrilli, ora è diventato il campo da gioco degli uomini. Timidi e facilmente terrorizzabili, i coccodrilli di solito evitano il contatto con gli uomini. All'improvviso, Cleo si trova in mezzo ai vortici creati dagli uomini. Le acque della baia, un tempo tranquille, sono diventate un incubo per i coccodrilli. Circa metà della zona in cui Cleo è nata è ormai occupata da villini e camping super attrezzati. Il suo paradiso di mangrovie è diventato proprietà di lusso. E Ally? Nella sua ricerca di una dimora sicura, ha setacciato l'erba per 2 settimane. Alla fine, anche lei attraversa il mondo degli umani. Esausta e disidratata, ha trovato finalmente sollievo qui. A differenza della sua timida cugina, Ally non è così esigente per il suo domicilio. Questo posto sembra buono, infatti potrebbe essere l'ideale. È la prima volta che può immergersi dopo molti giorni e l'acqua fresca è un gradito sollievo. Se solo potesse trovare un po' di cibo. Ma dove sono tutte le facce familiari? Né pesci, né granchi, né vita. Ally non mangia da settimane, è affamata. La ricerca non è finita. Di nuovo in movimento, Ally si imbatte in un canale di irrigazione. Quando la corrente del canale aumenta di velocità, non c'è modo di tornare indietro. Ma Ally è fortunata. Viene trascinata in uno stagno d'acqua dolce. Questi dintorni sono familiari e anche le creature che ci vivono. Le acque sono dolci e a differenza del primo stagno, questo è spazioso. È possibile che abbia finalmente trovato casa? La nuova sistemazione di Ally all'inizio sembra perfetta. Ma nelle vicinanze c'è una presenza minacciosa. Anche alligatori adulti bordeggiano queste acque. Ally, terrorizzata, cerca di mimetizzarsi. L'animale di un quintale e mezzo scivola via, ignorando il nuovo venuto. Nonostante questo, Ally non vuole correre rischi. In queste acque fertili, Ally ha trovato casa. Il suo viaggio è giunto, finalmente, al termine. Sempre nella baia della Florida,
Cleo, la coccodrilla, si è mossa meno bene. Dopo settimane alla deriva, sta ancora cercando un rifugio senza uomini intorno. Al calare della sera, cerca un luogo per riposare. Cleo è approdata sulle strane sponde di un impianto per l'energia nucleare. Le acque salate di un canale di raffreddamento le daranno rifugio per la notte. Con l'arrivo delle tenebre, il rifugio di Cleo appare sempre più strano. In passato, i coccodrilli venivano cacciati per la loro pelle e rischiarono quasi di estinguersi. Cleo ha ragioni valide per essere diffidente nei confronti degli umani. Ma Joe Wasilewski è un cacciatore di genere diverso. L'impianto nucleare di Turkey Point è una zona vietata a tutti, tranne agli scienziati e ai coccodrilli. Il famoso biologo sta raccogliendo informazioni sul coccodrillo della Florida che rischia l'estinzione. Più ne sappiamo, meglio possiamo proteggere questi antichi rettili dall'estinzione. Tutto ciò che dobbiamo fare è marcarlo. Marca Cleo tagliando una delle sue piastre. Se la incontrerà di nuovo, avrà così un segno di riconoscimento. Dà un po' fastidio. Ok, ora se ne può andare. Adesso ha un numero per tutta la vita. Ora è registrato. E ha trovato una nuova casa. Mi domando se ci resterà. Su, vai. Cleo scappa per passare la notte. Alla luce del giorno, il misterioso paesaggio attorno a Cleo è immobile. È faticosamente arrivata in uno degli ultimi paradisi sicuri per il coccodrillo della Florida. Attirata da bizzarri rumori familiari, trova la sua strada fino a un adiacente canale di raffreddamento. Si avvicina con cautela. Un maschio di quasi 5 metri rivendica la propria superiorità. I coccodrilli si muovono e mostrano i denti. Ma queste sono solo messe in scena. In questa parte del canale di calcare, la colonia prospera in una pacifica coesistenza. Per colmo dell'ironia, i canali di raffreddamento di un impianto nucleare ora danno rifugio a un terzo dei coccodrilli della Florida, salvati dall'estinzione. All'età di 3 anni, Cleo è sopravvissuta ai pericoli della sua giovinezza. Quelli che affronta adesso sono opera dell'uomo. Perché ogni volta che costruiamo, sembra che distruggiamo qualcosa. Circa 5 milioni di persone abitano nel sud della Florida. Altre 100 ne arrivano tutti i giorni. Ci sarà ancora spazio per i potenti rettili degli acquitrini? Ai bordi del consorzio umano, nascosto negli acquitrini e fra le paludi di mangrovie, si trova il reame segreto di questi grandi signori. In un ciclo che ha avuto inizio con i dinosauri, queste potenti creature continuano la loro lotta per la sopravvivenza. Per adesso,
In questo reame acquatico e fragile, il coccodrillo e l'alligatore rimangono i signori degli acquitrini. Professor Meinardi, abbiamo visto due animali simili, cioè il coccodrillo della Florida e l'alligatore, che vivono comunque in due ambienti diversi, ma qui sono in parallelo. Sì. Ed è anche un'occasione per osservare due diversi tipi di comportamenti. Infatti, devo dire che mentre è notissimo l'alligatore, e tutti noi lo conosciamo anche per tanti documentari, questa è la prima volta che scopriamo anche questo coccodrillo della Florida, ho detto anche acuto perché ha questo muso molto appunto acuto, è facile distinguerli vedendoli insieme e qui abbiamo proprio l'opportunità di questo confronto. Ecco, qui vediamo questo col muso più allungato è il coccodrillo, mentre quello col muso più largo e corto è l'alligatore. D'altro canto il coccodrillo è molto più marino, ha anche altre caratteristiche, per esempio ha la necessità di secernere molto sale che ingerisce, per cui ha delle ghiandole lacrimali apposta che non ha l'alligatore. E poi le famose lacrime di coccodrillo. Le lacrime di coccodrillo sono salatissime nel caso del coccodrillo. E poi anche il comportamento abbiamo visto che è diverso, per esempio nell'alligatore ci sono delle cure parentali molto elaborate. Io ho scelto la seconda scena, che secondo me è bellissima, di questo piccolo alligatore che si trova minacciato da un airone, emette un segnale d'allarme acustico e arriva la madre a proteggerlo. Questa è una cosa già molto evoluta come cura parentale, è molto bella da vedere anche. Sì, c'è questa immagine della madre che non solo scaccia l'airone, ma si avvicina. Sì, si avvicina e manda via l'airone e poi va proprio vicino al proprio piccolo. Quasi, direi che è quasi una cosa da mammiferi. Affezione. Sì, quindi anche gli alligatori hanno una mamma. Anche gli alligatori hanno una mamma. Ce l'hanno e qui per, ecco qui appunto vediamo questo rapporto un po' direi perfino commovente. Sì. Una mamma ce l'hanno anche i coccodrilli e anche i piccoli coccodrilli emettono dei segnali acustici come abbiamo visto addirittura quando stanno per nascere. E però questo qui mi serve didatticamente proprio per insegnare che delle volte è meglio star zitti anche, perché non soltanto la madre può arrivare, ma anche un predatore distruttivo come può essere un procione o orsetto lavatore, per cui c'è sempre questa ambiguità dei segnali, no? Sì. Ecco, se La Fontaine avesse visto questo documentario ci avrebbe subito scritto una favola con morale. È vero. Grazie professore. Quando si gira l'Italia si scoprono cose straordinarie che neppure si sospettava esistessero. Il nostro è un paese talmente pieno di cose belle, insolite, originali, che si fa fatica solo a elencarle. Se io per esempio vi dico un nome, Pantalica, voi sapete di cosa si tratta? Probabilmente no. Eppure è un luogo affascinante, antico, dimenticato. È un sito in Sicilia che ricorda un po' i Sassi di Matera, ma con una sua storia particolare. Andando a visitarla si ha l'impressione di scoprire un mondo a parte. I nostri inviati sono andati a Pantalica ed ecco quello che hanno visto. La Sicilia è una terra che ha conosciuto molti popoli e molte culture. Basta pensare ai Normanni, agli Arabi, ai Romani, ai Punici, ai Fenici e naturalmente ai Greci, che ci hanno lasciato un vastissimo patrimonio archeologico, che comprende per esempio questo bellissimo teatro di Siracusa, che poteva contenere dalle 15 alle 18.000 persone. Ma prima, chi c'era? Beh, cercare di ricostruire la storia prima dei Greci è molto difficile perché mancano moltissimi dati, moltissimi reperti. È un po' come se fossero state strappate le pagine a un libro di storia. Esistono tuttavia dei siti che ci possono far conoscere, o meglio solo intravedere, il volto di antichissime culture che hanno preceduto i Greci. E uno di questi siti, forse tra i più suggestivi e spettacolari di tutta la Sicilia, è Pantalica.
Ecco, ora noi saliremo a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza in servizio di pattugliamento. Tra i loro obiettivi c'è anche e soprattutto la tutela del nostro patrimonio archeologico, che in Sicilia è estremamente ricco e in questi ultimi anni hanno compiuto decine e decine di migliaia di sequestri di materiale archeologico. Abbiamo lasciato Siracusa, che 27 secoli fa fu una delle prime colonie greche in Sicilia, e ci stiamo dirigendo verso l'interno dell'isola, verso un altipiano. È lì che si nasconde Pantalica. Nel corso di centinaia di migliaia di anni, alcuni fiumi, come l'Anapo, hanno scavato una profonda serie di gole e canyon. E da quassù lo spettacolo che si apre è davvero unico. Tra l'altro è un piccolo santuario naturalistico con specie rare e protette. È davvero straordinario che in Italia esistano luoghi come questo, luoghi che sono stati abitati in antichità. Ed è qui sotto, in questo canyon immerso nel silenzio e carico di enigmi del passato, che ora andremo. Più di 3.000 anni fa un antico popolo ha scolpito sulle pareti di queste gole un vero e proprio alveare nella pietra. Sono migliaia di aperture, di entrate che portano a dei piccoli ambienti interni. Si sono conservate per tutti questi secoli. Questa sterminata serie di buchi e di aperture in realtà non è una città per i vivi, ma in passato era una città per i morti. È la più vasta necropoli di tutta la Sicilia. Pensate, ci sono più di 5.000 tombe a grotticella suddivise in 5 aree distinte. Come spesso accade in archeologia, dalle tombe, tombe come queste, si riescono a capire molte cose sulle persone, sugli uomini e anche sulle culture del passato che le hanno prodotte. Sono passati millenni e la natura nel frattempo si è riappropriata di questi luoghi, ma c'è da chiedersi come facessero a scavare delle tombe su delle pareti così ripide. Beh, probabilmente utilizzavano delle corde, si calavano con delle corde dall'alto, oppure utilizzavano delle impalcature partendo dal basso. Non doveva essere affatto facile lavorare così, sospesi a mezza altezza, anzi, doveva essere un lavoro durissimo. E alla fine, con delle corde, calavano i defunti. Le tombe furono interamente scavate a mano, nella roccia viva, e gli abitanti di Pantalica hanno utilizzato semplici asce di bronzo o di pietra. Quindi immaginate che lavoro. L'entrata era chiusa con una o più lastre di pietra o forse di legno e la tomba si apriva con una grande sala centrale iniziale seguita da una o più sale interne. E in tutte queste tombe venivano inumati defunti, erano tombe collettive. Ognuna di queste tombe apparteneva a un clan e ciò significa che l'intera comunità con ogni probabilità ruotava attorno a vari clan. Col passare delle generazioni però qualcosa cambiò. Le tombe cominciarono ad assumere una forma più squadrata, quadrangolare. A volte di lato c'era addirittura uno o più guanciali. Non erano più tombe collettive, ma al massimo potevano ospitare una, due persone o una piccola famiglia. Questa è una delle tombe più grandi, vedete, si può stare addirittura in piedi, ma le altre sono molto più piccole, a volte sono delle semplici nicchie e si vedono ancora molto bene i colpi di ascia, erano migliaia e migliaia con i quali si è realizzata questa tomba. I corredi che si trovano in queste tombe sono molto diversi tra loro, a volte sono ricchissimi, a volte invece poverissimi. Evidentemente la società era cambiata, non ruotava più attorno a pochi clan, ma attorno a tanti nuclei familiari indipendenti che appartenevano a varie classi sociali. C'erano dei ricchi e c'erano dei poveri, c'erano artigiani, pastori, agricoltori, eccetera. Le tombe sono state quasi tutte spogliate, depredate fin dall'antichità, ma in alcuni casi sono stati trovati dei monili e dei corredi, come questi,
che sono esposti al Museo Paolo Orsi di Siracusa. Paolo Orsi è stato il primo archeologo che si è occupato di Pantalica. E molti di questi oggetti hanno degli stili davvero originali, come per esempio questi vasi con un gambo lunghissimo. Per esplorare e filmare questo vastissimo sito ci siamo avvalsi anche dell'aiuto di chi lavora per la tutela di questa oasi naturalistica, cioè della Guardia Forestale. Le case degli abitanti di Pantalica non hanno lasciato traccia. Probabilmente si trattava di capanne d'argilla con il tetto di frasche e si estendevano per un raggio di 4 o 5 chilometri tutto attorno a queste gole. Fino ad allora non si era mai visto un centro così grande in Sicilia e in effetti Pantalica è stata la prima grande città dell'isola. Per quasi 600 anni, e sono tantissimi, Pantalica fu una città-stato, quasi completamente isolata dal mondo esterno, con una propria economia e con un proprio re. Fu anche una città ecologica perché per generazioni migliaia di abitanti riuscirono a vivere in perfetto equilibrio con questo fragile ambiente, senza comprometterlo. Il sovrano viveva qui, nel Palazzo Reale, il cosiddetto Anactoron, di chiara influenza micenea. Era davvero il centro politico della città. Molti blocchi pesantissimi sono rimasti in sito per migliaia di anni. Erano un simbolo della potenza del re. Perché un intero popolo si arroccò qui a Pantalica? Perché venire fin qui, che è una zona praticamente inaccessibile, lontano da tutto e soprattutto dove è difficile vivere? Beh, fu proprio per sentirsi al sicuro. Vivere qui era un po' come vivere protetti all'interno di un castello naturale, con gole e canyon molto profondi e con pareti ripidissime. Tutto cominciò circa 3200 anni fa. In quel periodo la Sicilia era invasa da nuove popolazioni provenienti dalla penisola, come per esempio gli Ausoni. I fondatori di Pantalica si rifugiarono quindi su questo altipiano e ci rimasero per secoli, indisturbati, salvo per sporadici scambi commerciali. Sotto la guida del re Siculo Iblon, Pantalica, che si chiamava allora Ibla, diventò una città molto potente. Ma un giorno la fine arrivò. Le truppe greche della colonia di Siracusa attaccarono Pantalica e la misero a ferro e fuoco, spazzando via per sempre la sua cultura. Da allora Pantalica sparì dalla storia, ma non completamente, perché questi canyon sono stati abitati anche in epoche successive e sempre per questioni di difesa. Alcune di queste antichissime tombe furono sfondate, ampliate e unite tra loro per essere trasformate in case abitate dai vivi. A Pantalica, infatti, nel VII secolo d.C. vivevano tre comunità bizantine scappate dalla costa per sfuggire all'incursione degli arabi. Qui, in questo posto, c'erano 150 abitazioni con oratori, cisterne per l'acqua piovana e anche una piccola chiesa, quella di San Nicolicchio. Anche questo luogo di culto è stato ricavato ampliando un antichissimo sepolcro. E proprio qui, su una delle pareti di fondo, si intravedono alcuni antichissimi affreschi ormai rovinati dal tempo, hanno più di 1000 anni. Rappresentano due santi, Sant'Elena e Santo Stefano. Ci sono anche delle iscrizioni in greco. Oggi Pantalica è diventato un parco archeologico, ma rimane uno dei siti più enigmatici del nostro patrimonio. Qui sono ancora molte le domande che aspettano una risposta. È un po' come se la storia da queste parti non volesse scoprirsi e lasciasse queste gole, questi canyon, ancora avvolti nei veli dei secoli. Che tipo di antifurto ha la vostra automobile? Una semplice chiave, oppure una catena, il cosiddetto ombrello, oppure un sistema elettronico? Gli esperti ci dicono che oggi è ben difficile fermare i ladri d'auto. La gara tra i ladri d'auto e i sistemi antifurto assomiglia un po' a quella tra batteri e antibiotici.
Appena si scopre un rimedio nuovo, rapidamente viene superato da nuove contromisure. Il risultato è che in Italia vengono rubate quasi 1000 auto al giorno, una circa ogni minuto e mezzo, giorno e notte senza interruzione. Il che vuol dire che in questo preciso momento ci sono dei ladri in azione per rubare una macchina. Speriamo che non sia la vostra. E che alla fine del servizio che vedrete tra poco altre 3-4 macchine saranno state rubate. Magari vi viene già voglia di affacciarvi al balcone per vedere se la vostra macchina è sempre al suo posto. Ma è possibile che non ci sia un sistema sicuro per difendersi dai furti? Luca Frioli e Matteo Martone ci spiegheranno tutte le diavolerie e controdiavolerie attualmente in gara tra loro, con una piccola indicazione finale. Vediamo. L'anno scorso in Italia sono state rubate quasi 330.000 automobili. Su 10 ne sono state ritrovate solo 4. Le altre 6 sono state esportate illegalmente o smontate per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. L'industria del furto con destrezza è quanto mai in salute e si accanisce sia sulle auto di grossa cilindrata che sulle utilitarie. Ai proprietari di automobili non rimane che ostacolare i ladri con antifurti sempre più sofisticati, capaci di attirare l'attenzione dei passanti con originali avvisi acustici. Al ladro, stanno rubando una macchina. Al ladro, stanno rubando una macchina. Al ladro. Oppure con dispositivi che simulino incidenti pericolosi come un principio d'incendio. Le vecchie sirene sono ormai un deterrente psicologico poco efficace. Nelle città i falsi allarmi sono infatti così frequenti che quasi non ci si fa più caso. Un ladro esperto, inoltre, riesce a metterle a tacere in pochi secondi. Se l'allarme non basta, bisogna quindi ostacolare il ladro quando è ormai nell'abitacolo. Molti ci provano con robusti antifurti metallici che bloccano parti vitali dell'auto, come il volante o i pedali, ma neanche questi sistemi sono imbattibili. Una rivista inglese ha messo alla prova i sistemi di blocco più venduti, scoprendo che due ladri ben attrezzati possono avere sempre la meglio. Alcuni antifurti hanno ceduto dopo soli 5 secondi, i migliori hanno resistito per 17 minuti. Una differenza non da poco, se si calcola che un ladro ha a disposizione circa 5 minuti prima di destare la curiosità dei passanti. Ma 5 minuti spesso sono più che sufficienti. Una più recente alternativa all'acciaio è l'elettronica. Molte case produttrici di automobili forniscono una chiave d'avviamento intelligente. Al suo interno c'è un microchip su cui è registrato un codice segreto. Quando si mette in moto, l'automobile richiede alla chiave una parola d'ordine. Se è diversa da quella memorizzata nella centralina dell'iniezione elettronica, il motore non si avvia. Ma ci sono ladri tecnologici che hanno trovato contromisure anche per questo sistema. Per esempio, sostituendo la centralina dell'auto da rubare con una identica istruita a non richiedere alcun codice. Oppure, confidando nel fatto che le parole d'ordine non sono infinite, riescono ad aprire più macchine dello stesso modello con una sola chiave intelligente falsificata. Molti allora hanno deciso di rassegnarsi al furto della propria auto e adottano sistemi che permettono di rintracciarla dopo che è stata rubata. Ciò è possibile oggi grazie alla rete di satelliti che gravitano intorno alla Terra. Quando un ladro ruba un'auto, un telefono cellulare nascosto al suo interno chiama automaticamente la centrale di controllo, lancia l'allarme e trasmette la sua posizione. Grazie alla continua sorveglianza sulla rete satellitare, si riesce a rintracciare immediatamente longitudine e latitudine del veicolo in oggetto con un margine di errore di poche centinaia di metri. L'auto rubata viene seguita in ogni suo spostamento e può persino essere spenta anche a distanza di centinaia di chilometri dalla centrale di controllo. Alcune società installano nell'abitacolo dell'auto un impianto viva voce e avvisano il ladro che è stato scoperto e che è tenuto sotto controllo. Ma perché il sistema funzioni, le antenne trasmittenti devono essere ben nascoste all'interno della macchina. Se il ladro le individua e le mette fuori uso, addio antifurto. Per questo si cercano i nascondigli più strani, gli specchietti laterali, i paraurti, i poggiatesta dei sedili. Ma anche tutti questi accorgimenti possono rivelarsi inutili,
È già successo che auto controllate via satellite siano state rubate senza lasciare traccia. I ladri le avevano caricate su camion col tetto schermato in modo da bloccare l'invio dei segnali verso la centrale operativa. Alcune società, quindi, hanno inventato un allarme che scatta non appena l'auto viene sollevata da terra. Insomma, la storia dell'antifurto sembra un duello senza fine tra innovazione tecnologica e astuzia del ladro. La soluzione migliore è forse ancora il vecchio fai da te, un piccolo interruttore ben nascosto che blocchi il flusso di benzina al motore. La macchina a un certo punto si ferma, magari in pieno traffico, e costringe il ladro a fuggire. Anche in questo caso ci può essere qualche piccola controindicazione, ma almeno la nostra macchina è salva. Come guarisce una ferita? Quando ci tagliamo, il primo obiettivo dell'organismo è fermare l'emorragia. Ci pensano le piastrine, speciali cellule del sangue che a contatto con la ferita si trasformano. Da piatte diventano sfere irte di aculei che si agganciano l'una con l'altra. Si forma così un grumo di sangue che tampona momentaneamente la ferita. Al tempo stesso, proteine in precedenza sciolte nel sangue si trasformano in una vera e propria rete di fili sottili ma tenaci che intrappolano il grumo. La rete quindi si contrae e strizza il sangue coagulato come se fosse una spugna, espellendo l'acqua in eccesso. Seccandosi, il grumo di sangue tira i due lembi di pelle e li riavvicina fino a chiudere la ferita. Nei giorni successivi il grumo di sangue si trasforma in crosta, mentre la nuova pelle cresce velocemente tutt'intorno. Un millimetro sotto la superficie le cellule si moltiplicano e salgono verso l'alto per rimpiazzare la pelle danneggiata. La crosta comincia a staccarsi e la ferita rimargina. In pochi giorni il nostro corpo ha fatto ciò che nessuna macchina riesce ancora a fare, riparare se stesso. Eccoci ora alla Scienza in Cucina. Buonasera professor Cannella. Questa sera abbiamo qui dei vegetali, abbiamo dei frutti, abbiamo delle verdure e vorrei cominciare ricordando un concetto che forse tendiamo a dimenticare, che anche i vegetali, come gli animali e come gli esseri umani, nascono, si sviluppano, hanno un declino, invecchiano e poi muoiono. Ecco, allora, noi non accettiamo molto questo processo, né nel nostro esatto, corpo, perché noi li utilizziamo come alimenti, per cui li dobbiamo staccare dalla pianta da dove crescono e vorremmo che nel tempo questi mantenessero sempre le stesse caratteristiche. Sempre giovani. Sempre giovani. Però succede che, per esempio, per utilizzarli come alimento, prendiamo il caso di quella banana, noi la dobbiamo sbucciare e tagliare. Tagliando noi lediamo le strutture cellulari. Cosa succede all'interno? E allora all'interno vengono a contatto delle molecole che altrimenti stavano separate e avviene una reazione tra un enzima, che è una ossidasi, e un composto incolore che per azione di questa ossidazione diventa colorato, diventa scuro. Ecco, questo mi ricorda un po' quello che avviene con le bombe chimiche di cui abbiamo parlato in certi servizi Super Quark, che sono bombe che hanno due liquidi separati da un diaframma che quando cadono, esplodono, fanno sì che i due liquidi vengano a contatto, creano una reazione chimica mortale. In questo caso è degenerativa. Oh, siccome noi vogliamo conservare il colore, abbiamo capito che questa reazione può essere governata perché necessita uno di ossigeno. Allora, se io per esempio la banana la taglio a fette e le fettine le metto immediatamente in acqua, si disinnesca la bomba. Si disinnesca la bomba perché manca l'ossigeno. Oppure se prendo e ci metto un po' di succo di limone, questo succo di limone abbassa il valore dell'acidità di ambiente a livelli tali in cui la reazione non avviene più. Oppure per esempio con i vegetali, se io li taglio e poi li butto nell'acqua bollente, il calore dell'acqua inattiva la proteina, l'enzima e la reazione non avviene. Cioè, ci trasformiamo in chirurghi estetici. Esatto, e tanto per esempio l'uomo ha anche capito che con il sale, perché il cloruro di sodio, lo ione cloruro, inibisce l'enzima. E allora sono tutti accorgimenti che noi abbiamo messo in atto per evitare questo imbrunimento. Senta, lei mi diceva che tagliare la frutta o la verdura e invece strapparla crea diverse cose. Sempre perché il concetto che dicevamo prima, se io separo per esempio le foglie di lattuga con le mani, seguo gli spazi intercellulari e quindi faccio molto meno danno
invece tagliandole ledo meno cellule. Ci sono però alcuni frutti, ci sono alcune verdure che non subiscono questo. E questo lo sanno tutti, esempio, i pomodori, le zucche, le zucchine, gli agrumi, noi li possiamo tagliare tranquillamente, lasciarli esposti all'ossigeno, non succede niente, manca la polifenolossidasi, oppure ce n'è ma c'è talmente poca e l'ambiente è talmente acido che la reazione non avviene. Senti, un po' la stessa cosa avviene anche con i cibi animali, per esempio col salame o col prosciutto, la prima fetta tende a essere un po' più scura e la scartiamo. Ma è veramente da scartare oppure no? Non è da scartare, è che noi vogliamo che il colore dell'alimento sia sempre lo stesso, tra questi alimenti, quello scuro e questi che invece sono stati trattati con il limone, sono più gradevoli questi. Perché? Perché anche l'occhio vuole la sua parte. Grazie, professore. La carie dei denti è dovuta agli acidi prodotti dalla fermentazione dei carboidrati ad opera dei batteri della placca. Tutti i carboidrati possono provocare la carie. Non soltanto lo zucchero che usiamo in cucina, ma anche quello dello yogurt, quelli della frutta, oltre agli amidi del pane, della pasta, del riso e delle patate. Non tutti però contribuiscono allo sviluppo della carie nella stessa misura. Più un alimento aderisce alla superficie del dente, infatti, maggiore il suo contributo allo sviluppo della carie. Lo yogurt, ad esempio, scivola via facilmente. Il pane, invece, è responsabile della carie più dello stesso zucchero. Le patatine fritte, l'uva passa e le banane hanno un potere di provocare carie addirittura doppio rispetto allo zucchero. Per non sbagliare, è meglio lavarsi sempre i denti, anche se non abbiamo mangiato nulla di dolce. Un bicchiere, una finestra, una lampadina, un televisore, la nostra vita è resa luminosa e trasparente dal vetro, materiale molto semplice, fatto solo di sabbia riscaldata e raffreddata. Ma l'invenzione e la fantasia umana hanno saputo col vetro creare le cose più diverse, cose utili, ma anche cose inutili, ma belle. Giacomo Reck si è recato a Bologna, dove è in corso una mostra che raccoglie una serie straordinaria di oggetti che raccontano la storia del vetro, dall'antichità al futuro. Vediamo. Il vetro si forma in natura attorno ai vulcani. Se la lava si raffredda velocemente, si formano strati vetrosi di ossidiana che i primi umani usarono per farne strumenti da taglio. Qualche volta basta un fulmine sulla sabbia per creare vetro. Sono le folgoriti formate dal calore del fulmine. Gli umani hanno imparato a fabbricare il vetro in pasta e come smalto nel 5° millennio avanti Cristo in Mesopotamia e in Egitto. La sabbia cristallina dall'alto contenuto di silice è l'ingrediente principale. Poi ci vuole soda o potassa ricavata in antico da cenere di piante per abbassare il punto di fusione. Infine un po' di calcare, carbonato di calcio ricavato spesso da conchiglie frantumate che rende il vetro stabile e quasi inalterabile. Al Cairo sopravvivono 4 o 5 officine dove si lavora il vetro come migliaia di anni fa. Una tecnica molto usata era la modellazione su un'anima di argilla che a oggetto finito veniva tolta dall'interno. Quest'anfora etrusca di vetro verde, che ha la linea elegante di una bella donna, è stata fusa, colata in uno stampo e intagliata. Le pedine erano usate come segnapunti nei giochi da tavolo. Un disco di vetro su una forma a scodella, un tornio e una bacchetta magistralmente adoperati hanno dato forma a questa coppa realizzata a Bologna mentre Cesare conquistava la Gallia. Canne di vetro colorate venivano fuse insieme e tagliate a rondelle poi colate sopra uno stampo. La più grande difficoltà dell'arte vetraria era quella di fabbricare velocemente oggetti cavi. La soffiatura, inventata forse dai Fenici nel primo secolo avanti Cristo, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. In pochi decenni il prezzo del vetro crolla e oggetti trasparenti, igienici, facili da pulire e riciclabili arrivano in tutte le case. I romani impiantarono vere e proprie industrie in tutta Europa. Artigiani ambulanti costruivano velocemente con argilla impastata forni temporanei che venivano distrutti finito l'uso. Accanto alla produzione corrente, continua anche la produzione di oggetti di lusso. Bastava una moneta di rame per comprare vasellame di uso comune, mentre un vetro inciso poteva costare quanto 5 schiavi giovani.
Il vetro è una sostanza che passa senza cristallizzare dallo stato liquido allo stato solido. Combinare forza di gravità, forza centrifuga, densità, soffio, questa è da sempre l'abilità del vetraio. Per utilizzare i farmaci contenuti in queste colombine occorreva spezzarne la lunga coda come una fiala. Nelle olle di vetro venivano portati in tavola i molluschi ancora vivi, solo qui dentro erano ritenuti freschi. Già nel primo secolo d.C. la tavolozza del vetraio comprendeva una decina di colori con tutte le sfumature ottenute con ossidi metallici. Questo balsamario a nastri colorati e foglia d'oro degli inizi del primo secolo, alto appena 8 centimetri, è valutato oggi $1 milione. Il vetro veniva impiegato anche per le lucerne e per le finestre dei benestanti. Nelle case signorili romane le finestre erano molto piccole e poste in alto per motivi di sicurezza. Le case ricevevano aria e luce dall'interno, dall'atrio a cielo aperto e dal giardino. Il vetro ha cambiato la faccia del mondo, ma se la sua lavorazione fosse solo artigianale, pochi ancora oggi se lo potrebbero permettere. Chi agli inizi del Novecento avesse voluto cenare a lume di lampadina avrebbe dovuto rinunciare a metà della sua cena. Così tanto costava un bulbo soffiato a mano. Oggi una sola macchina produce 66.000 lampadine l'ora. Il vetro industriale ha reso sicure le automobili con i cristalli infrangibili, ha dato la possibilità di fare finestre sempre più grandi, fino alla costruzione di intere facciate. Vetroceramiche proteggono le navette spaziali o servono per creare protesi dentarie. Oggi il vetro industriale si prepara a nuove rivoluzioni. Ogni giorno il flusso di informazioni telefoniche e televisive su fibre ottiche cresce del 2% e se ne stanno sviluppando di nuove che quadruplicheranno la velocità delle attuali. Sta per nascere una generazione di computer che, grazie all'interruttore ottico, sarà 100 volte più veloce dei più veloci computer elettronici. Insomma, dopo 6.000 anni, il vetro è ancora capace di stupirci. Bene, Paco Lanciano, il vetro ha dunque una lunga storia che continuerà, ma spieghiamo un po' meglio cos'è questo materiale. Sì, è un materiale particolare. Per spiegarlo ci facciamo aiutare da questo tintinnio del bicchiere. Questo è un bicchiere di cristallo a tutti gli effetti, eppure è uno dei pochi oggetti solidi che conosciamo, rigidi, che non è fatto di cristalli. Cioè le rocce, i metalli, anche il ferro sono fatti di cristallo, ma non il vetro. Il vetro ha proprio questa caratteristica, che passando da liquido a solido non cristallizza, cioè rimane amorfo, rimane disordinato. È un solido molto disordinato. Ma perché si chiama di cristallo? Perché inizialmente i bicchieri di cristallo venivano scavati nel cristallo, poi questa abitudine si è persa ed è rimasto il nome di un vetro particolare. Okay, il vetro si spezza se buttiamo per terra questo bicchiere, ma certo, è anche flessibile in certe condizioni. Può essere molto flessibile, vedete qui addirittura possiamo giocare con questo piccolo vetro, che altro non è che un tubicino di vetro che abbiamo tirato nel momento della fusione, della soffiatura, in modo da farlo diventare molto quasi curioso. Plastico. E questo principio è adottato per le famose fibre ottiche. Questa caratteristica viene utilizzata dalle fibre ottiche, cioè da questi sistemi che sono composti da fasci di fibre piccolissime, sono queste 17.000, che trasmettono la luce. Se accendiamo la lampadina qui dentro, vediamo che si accende l'estremo opposto della fibra. Perché? Perché dentro questo tubicino la luce non si dispersa. Rimane imprigionata. È come tra l'altro per la luce. Ecco, tra l'altro si possono usare poi fibre ottiche più complesse per trasportare informazioni. Sappiamo che si usa per la telecomunicazione, in particolare grandi quantità di dati e di immagini. Quindi il vetro è flessibile, ma è anche molto resistente. Questo invece è un vetro di piccolo spessore, 1,2 mm, che colpiamo piano con un martello per sentire che è di vetro, possiamo colpirlo anche con grande forza e ci accorgiamo che resiste. Perché è un po' una struttura tipo quella della quercia, molto fitta. Sì, è un vetro trattato in modo particolare in cui degli atomi più grossi hanno sostituito atomi più piccoli e l'hanno reso molto resistente. Ed è un vetro che viene usato per gli oblò degli aerei, proprio per le sue caratteristiche. Naturalmente questa resistenza va bene nel caso dell'aereo. Ecco, ma questo è molto curioso, questo oggetto. Ci sono situazioni più pericolose, come nel caso di usi militari di un vetro, e quando si deve fare un finestrino
per esempio per un carro armato, che resista all'esplosione di una bomba. Ecco, si costruiscono vetri che hanno questi spessori, questi sono 10 strati con 9 strati di policarbonato, e naturalmente la trasparenza è ottima, ma la resistenza è tale da proteggere. In lei ha portato qui un altro tipo di vetro curioso, è un vetro, ma è? Questo è un vetro solubile, cioè un vetro che, al contrario dei vetri che usiamo in cucina, invece di resistere a tutti gli acidi, si scioglie addirittura in acqua. E ha usi medici e di altro tipo. Ha usi sperimentali medici. Quindi tante utilizzazioni e usi del vetro. Ce n'è uno finale che forse è anche piacevole. Molto particolare, ed è questo. Questo è ancora vetro. È a vetro, ma lo a tutti gli effetti. In un altro modo. Si può mangiare? Si può mangiare perché è vetro di zucchero. Cioè, pur avendo le caratteristiche del vetro, è fatto con lo zucchero. E caramelo, noi ne mangeremo molto nei prossimi giorni. Grazie. Neppure il rischio di infarto fa smettere di fumare. È il risultato di una ricerca dei cardiologi americani dell'Università del Massachusetts condotta su un campione di quasi 2000 fumatori a cui era stato praticato un bypass coronarico o un'angioplastica. Ben il 60% ha ripreso a fumare a meno di 5 anni dall'operazione. Prendere lezioni di musica fa crescere il cervello e la memoria. Secondo alcuni ricercatori di Hong Kong, infatti, svilupperebbe la regione del cervello responsabile del ricordo delle parole. Ma non sarebbe la musica a fare il miracolo. La verità è che è molto più facile coinvolgere i bambini in lezioni di musica che in altri esercizi per la crescita della memoria. 25 milioni di anni fa, nel cuore dell'Antartide, ci fu un'eruzione vulcanica pari a quella del Vesuvio che distrusse Ercolano e Pompei. I resti di una gigantesca colata lavica sono stati trovati sotto i ghiacci da un gruppo di geologi statunitensi. Probabilmente l'eruzione generò una nuvola di cenere che modificò a lungo il clima del pianeta. Il cielo del 1300 fu illuminato dall'esplosione di una stella. Lo hanno scoperto gli astronomi tedeschi del Max Planck Institute. La stella si trovava a soli 600 anni luce dal nostro pianeta e la sua fine violenta fu certamente ben visibile perché illuminò il cielo quanto un quarto di luna. Eppure, nei documenti del XIV secolo non c'è alcuna traccia di una simile esplosione. Con i nuovi telefoni cellulari non potremo più perderci. Uno speciale segnale ci dirà esattamente dove siamo grazie a un'azione combinata tra il ripetitore più vicino e un computer. Oltre a ritrovare la strada giusta di notte, questo sistema sarà utile soprattutto per le emergenze e i soccorritori. In Gran Bretagna il servizio funzionerà già dalla prossima estate. Immaginate che l'Olanda sia sommersa da una grande inondazione e che 2 milioni di olandesi, rimasti senza nulla, vengano trasportati in qualunque angolo disabitato della terra e lasciati lì. Tornando dopo 25 anni, che cosa troveremmo, secondo voi? Gli scheletri di questi olandesi oppure università e campi da tennis? Io penso che troveremmo università e campi da tennis, perché le vere ricchezze sono quelle mentali che permettono poi di riprodurre anche le altre ricchezze. Se infatti si ha l'istruzione, la capacità tecnica e organizzativa e i valori giusti, si riescono a ottenere risultati che nessun'altra cosa permetterebbe di ottenere. Per questo l'educazione è tanto importante, perché è qui che si gioca il futuro, anche per quanto riguarda l'occupazione, gli stipendi, l'assistenza, il livello di vita. Qual è la situazione dell'Italia per quel che riguarda l'educazione? Come ci situiamo nei confronti dei nostri concorrenti? Bene, i dati contenuti nel prossimo servizio realizzato da Giovanni Carrada e Giacomo Rec dovrebbe indurci a riflettere molto più di quanto facciamo per la classifica della Serie A, perché in questa classifica stiamo giocando per la retrocessione in B. Io ho il diploma di istituto magistrale. Terza media, dattilografa. Il titolo di studio di terza media, perciò... Negli ultimi anni, milioni di persone in Italia e altrove hanno perso il lavoro oppure sono state costrette a cambiarlo perché il modo di lavorare nel quale tutti noi siamo cresciuti sta tramontando.
L'alleanza di due tecnologie, il computer e le telecomunicazioni, sta infatti cambiando il modo di produrre, di vendere e di consumare. Si calcola che tra 10 o 15 anni meno del 10% della popolazione di un paese sviluppato lavorerà nell'industria, nell'agricoltura e nei trasporti. Il resto si dedicherà all'organizzazione, alla contabilità, al marketing, ma soprattutto alla progettazione e alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi. Più che diminuire, insomma, il lavoro sta cambiando. Ma questo nuovo modo di lavorare, più qualificato e creativo, richiede maggiori conoscenze e competenze. L'Italia è pronta a competere con gli altri paesi anche su questo terreno? Quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche. Una grande. Come voi ben sapete. Voi. Punto. Punto. Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. 26 milioni di italiani, oltre la metà della popolazione adulta, hanno soltanto un'istruzione di livello elementare o neppure quella. Nella popolazione in età lavorativa ha un diploma solo il 20% degli italiani, contro il 33% dei francesi, il 48% degli inglesi e il 61% dei tedeschi. In possesso di una laurea, infine, è solo il 6% degli italiani, contro il 7% dei francesi, il 9% degli inglesi e il 10% dei tedeschi. In Italia, inoltre, proviene da una facoltà scientifica solo il 2,6% dei giovani laureati, contro il 6,5% degli Stati Uniti, il 7,7% dell'Inghilterra e il 9,6% del Giappone. La scuola, insomma, si è allontanata dal mondo del lavoro e non è riuscita a tenere il passo con lo sviluppo economico del nostro paese. Ma rischia soprattutto di metterne in forse lo sviluppo futuro. Il sistema scolastico infatti non funziona bene. Di 1000 ragazzi che si iscrivono alla prima media, solo 644 arrivano oggi al diploma, 517 si iscrivono all'università e solo 177 arrivano alla laurea. Anche se pochi paesi hanno tanti insegnanti quanti ne ha l'Italia in rapporto al numero degli studenti e in pochi paesi si promuove così facilmente. La ragione è semplice. Per troppo tempo l'istruzione non è stata considerata importante. L'Italia è il paese europeo che spende meno per la scuola. Se nel 1980 era riservato all'istruzione l'11,5% della spesa pubblica, nel 1996 siamo scesi sotto il 9%. Solo nel 1997 la diminuzione della spesa si è finalmente fermata. Ma appena il 3% di questa somma viene speso per nuove aule e nuovi servizi. Tutto il resto serve per gli stipendi e la manutenzione ordinaria. Abbiamo insomma risparmiato proprio sull'unico investimento che può rendere nel futuro. Colpa dei politici? Forse, ma i politici considerano importante solo quello che i loro elettori, che siamo noi, considerano importante. Il nostro sistema scolastico potrà quindi migliorare solo quando i disservizi della scuola e dell'università ci scandalizzeranno come quelli dei treni, degli ospedali o delle poste. Quando daremo più importanza a quello che veramente sappiamo piuttosto che al pezzo di carta? Quando ci preoccuperemo della qualità degli insegnanti anziché del loro diritto ad avere comunque un posto di lavoro? E del merito degli studenti anziché del loro diritto alla promozione assicurata? La ricchezza di un paese e la sua capacità di creare lavoro si misurano infatti, e sempre più si misureranno, in base alle conoscenze e alle competenze dei suoi cittadini. È possibile scegliere il sesso del figlio che nascerà, cioè maschio o femmina? Beh, anche questa nuova frontiera sta per essere superata dalla biomedicina. Con quali conseguenze? Ne parleremo tra poco. Ecco intanto i libri che vi segnaliamo questa sera. Da alcuni anni si parla, lo sapete, della possibilità che i campi elettromagnetici, quelli generati dalle linee a alta tensione, per esempio dai ripetitori o persino dai telefonini cellulari, possano provocare dei tumori. Che cosa c'è di vero in questa vicenda? Questo libro ce lo racconta e ci dice quello che si sa e anche quello che non si sa. Di Margherita Fronte, Campi elettromagnetici, innocui o pericolosi, Avverbi Edizioni. La speranza dell'uomo di guarire da una malattia grave, di non morire,
ha sempre fatto la fortuna nei secoli dei venditori di illusioni, personaggi che promettevano cure miracolose, terapie straordinarie che la scienza non era in grado di offrire. Uno storico della medicina ha voluto raccontare questa storia, spesso grottesca, il più delle volte drammatica, di Giorgio Cosmacini, Ciarlataneria e Medicina, Raffaele Cortina, editore. Gli scienziati sono sempre più convinti che l'estinzione dei dinosauri sia stata provocata dalla caduta sulla Terra di un asteroide più grande dell'Everest. E quest'anno, tra l'altro, due film di grande successo hanno parlato proprio della possibilità di un nuovo evento di questo tipo. Questa teoria sulla fine dei dinosauri viene oggi raccontata per tutti proprio dallo scienziato che l'ha ideata. Di Walter Alvarez, Tirannosauro Rex e il cratere dell'Apocalisse, Mondadori Editore. Dicevamo all'inizio che la ricerca biologica sta entrando in uno dei meccanismi più intimi della vita, cioè la possibilità di far nascere a scelta un maschio o una femmina. È una nuova frontiera che si apre per certi aspetti sconvolgente, perché ci fa entrare in un mondo in cui non sarà più il caso a scegliere il sesso, ma saranno i genitori. Finora il caso ha fatto bene le cose, mantenendo un perfetto equilibrio tra maschi e femmine, anzi tenendo anche conto della maggiore mortalità maschile. Ma se questa nuova tecnica dovesse affermarsi e diffondersi, cosa succederebbe? Non è un problema da poco. Sentiamo Giovanni Carrada e Paola Lasi. Al momento della fecondazione, a decidere se a nascere sarà un maschio o una femmina è il caso. Come si sa, se a penetrare per primo nell'ovulo è uno spermatozoo con una coppia XX di cromosomi sessuali, nascerà una femmina. Se invece ce la fa uno spermatozoo con la coppia XY, nascerà un maschio. Ma un gruppo di ricercatori americani è riuscito a sottrarre questa scelta al caso. Grazie ad una tecnica usata già da qualche anno per gli animali di allevamento, sono riusciti a separare gli spermatozoi XX da quelli XY e hanno così consentito alle coppie che gliel'avevano chiesto di scegliere il sesso del figlio. La fecondazione naturalmente è avvenuta in provetta. Anche se restano ancora dei dubbi sulla sua sicurezza a lungo termine, il nuovo metodo funziona nell'85% dei casi, ma tocca uno dei meccanismi fondamentali della riproduzione umana, quello che regola l'equilibrio tra i sessi. In molte culture c'è sempre stata una certa preferenza per i figli maschi perché mantengono il patrimonio all'interno della famiglia e ne perpetuano il nome. Anche nella nostra, chi non conosce il detto «auguri e figli maschi». In alcuni paesi, però, questa preferenza è così forte da avere spesso conseguenze drammatiche. In India, ad esempio, molte madri abbandonano le figlie appena nate davanti a orfanotrofi come questo. Quando la piccola viene messa nella culla, il suo peso fa suonare un campanello che avverte il personale. A convincere le famiglie ad abbandonare queste bambine è anche il fatto che per farle sposare avrebbero dovuto un giorno versare alla famiglia dello sposo una ricca dote, un impegno che può rovinare economicamente i genitori. Queste bambine possono comunque considerarsi fortunate. A volte, infatti, le neonate vengono uccise o lasciate morire. In India ci sono in proporzione meno bambine che negli altri paesi del mondo. Anche in Cina vengono preferiti i figli maschi. Da 20 anni a questa parte, poi, lo Stato fa di tutto perché una coppia non abbia più di un figlio, allo scopo di rallentare l'aumento della popolazione. In questa fabbrica, ad esempio, le operaie devono chiedere il permesso per fare un figlio. Se nessuna di loro ha più di un figlio, la loro diventa una fabbrica modello e tutte ricevono dei premi. Ma se una coppia scopre di aspettare una bambina, può scegliere di interrompere la gravidanza. E se ne ha avuta una, è forte la tentazione di riprovarci per cercare di avere un maschio. Ma la fabbrica effettua dei controlli periodici e le donne che restano incinte per la seconda volta si sottopongono a un'iniezione che uccide il feto. Che cosa accadrebbe in questi paesi se i genitori avessero la possibilità di scegliere in anticipo il sesso dei figli? Probabilmente nel giro di una generazione ci sarebbero molti più uomini che donne. Ma anche volendo ignorare tutte le obiezioni di tipo etico o morale, che vita farebbero gli uomini eccedenti, privati della possibilità di sposarsi e avere dei figli? La natura ha fatto invece sì che in media per ogni maschio ci sia una femmina. Anche se nascono in media 106 maschi ogni 100 femmine, lo squilibrio è compensato dal fatto che i maschi hanno una mortalità leggermente più alta in tutto il corso della vita.
Che vuoi che dica? Speriamo che sia femmina. Rimane tuttavia il fatto che scegliere il sesso dei figli può essere molto utile nel caso di certe gravi malattie ereditarie, come per esempio la distrofia muscolare di Duchenne. In questi casi, scegliere di far nascere una figlia femmina può voler dire evitare la trasmissione di una malattia che solitamente porta un figlio maschio alla paralisi progressiva e alla morte prima dei 20 anni. Non esistono, insomma, tecnologie buone e tecnologie cattive, ma solo applicazioni giuste o sbagliate. In un anno ogni italiano consuma una quantità di energia equivalente a quasi 3 tonnellate di petrolio contro le 4 di un francese e di un tedesco, le 5 di un belga e le 8 tonnellate di un cittadino del Lussemburgo. In Europa meno degli italiani consumano spagnoli, greci e portoghesi. Il modesto fabbisogno energetico dell'Italia è dovuto al divario esistente tra il nord, i cui consumi sono paragonabili a quelli dell'Europa avanzata, e il sud, che ha consumi fino a 4 volte inferiori. Lo sviluppo economico delle regioni meridionali comporterà una crescita dei consumi energetici. Attualmente l'Italia compra all'estero ben l'82% dell'energia di cui ha bisogno, un record che detiene insieme al Giappone. Gli Stati Uniti invece ne importano solo il 22%, la Francia il 52% e la Germania il 62%. Bene, per questa sera abbiamo finito. Super Quark vi dà appuntamento alla prossima puntata per altri servizi e con altre esplorazioni. A presto, arrivederci. Mangiare in modo nutriente e equilibrato fa bene al bambino, lo mantiene in salute e assicura una sua crescita adeguata. Ma un eccesso di alimentazione, sin dalla prima infanzia, porta all'obesità. Oltre 1 milione di bambini in Italia soffrono di problemi di sovrappeso e di obesità dovuti a un'alimentazione eccessiva